Oh. Basta, Picciotti. Cercate di finirla. Sta arrivando il suo Stefano. Ehi. Bella venga, suo Stefano. Te saluto. Sì. Facciamo una mano. Ben trovato, Picciotti. Sì, sì, scusate il ritardo, eh? Un piccolo contrattempo. Cosa senza importanza, dopo ne parliamo. Saluti a tutti. Com'è andata ieri col tenente? Niente. Lui ha suonato in tutte le tonalità. Poi ha capito che io ero stonato e non ha suonato più. Ma il tuo comportamento mi dà pensiero. Mi è stato riferito che spesso tu maltratti la tua famiglia. Questo è l'ultimo avvertimento che ti do. Prima di tutto, dignità. Per un uomo d'onore la famiglia è sacra. E ora vi prego di lasciarmi solo cotture. Dobbiamo parlare di cose private. Dunque. Tu resta qui. Venga, signora. Sara. Tu. Venga, signora. Ciao.
Se quella parla siamo tutti fottuti. Bisogna stare calme. Lei non sa niente. E poi non esiste nessuna prova. Dottore, ci sono i carabinieri. Che cosa dobbiamo fare? Niente. Perché dobbiamo fare? Dovete stare calmi. Vai subito a Pesaruzzo, Stefano. Dottore Pappalardo. Ah, caro maresciallo. Dottore Pappalardo, ti dichiaro in arresto quale mandante dell'omicidio di Salvatore Pirra. Il maresciallo certamente sta scherzando. Vedi che vogliono gli amici. Vizzini, esegui. E ti consiglio di non fare nessuna opposizione. E nel tuo interesse è meglio che stai calmo. Cefalà, avvisa mia moglie. Non ti preoccupare, ci penso io. Andiamo, dai. Aspettatemi sopra voi. Come per lui, il consiglio vale pure per voi. Continuate a bere e state calmi. Va bene, va bene. Gran puttana. Forza, sbrighiamoci. Passa, passa. Dai, vai su. No, per Dio. Quella donna mente. Sì, è vero. Io odiavo suo marito. E questo lo sanno tutti in paese. Ma non l'ho ucciso io. E nemmeno l'ho fatto uccidere. Non me la sarei mai macchiata la coscienza con un delitto. Dottore Pappalardo non è un assassino. Non pensi di incantarmi con la commedia della coscienza. Lei è uno dei sospettabili che quel giorno non erano presenti al battesimo. E con ciò? Non ci sono voluto andare io. Lui mi aveva invitato. Mi ha mandato la partecipazione, ce l'ho ancora a casa. Ma non lo potevo accettare quell'invito falso e in malafede. Che cosa vuole dire? Pirra mi era nemico. E sapeva che anch'io lo odiavo per il suo carattere sleale e sopraffattore. Mi aveva invitato al battesimo di suo figlio perché voleva vedere anche me ai suoi piedi, come tutti gli altri. E quindi, per dimostrare che anche lei è uno di quelli che contano, lo ha ucciso. No! Se lo tolga dalla mente. Le ho detto di no ed è no. Per Dio, lei deve ascoltare anche me. Ma dove vuole arrivare? Vuole incolpare un galantuomo? Pappalardo! E cerca di stare calmo, no? Questo non è un mercato. Questo è un posto a cui si deve del rispetto. Un posto a cui si deve del rispetto? Maresciallo, come si sta accusando dell'omicidio che non ho commesso e ve lo chiamo luogo del rispetto? Ma che minchia va dicendo, maresciallo? Ma tu lo sai che è Sara Pirra che ti accusa. Non siamo noi ad accusarti. E se lo fa, avrà anche le sue ragioni, no? Bugie. Bugie, sì. Perché non ci fate fare un confronto? Voglio vedere se hai il coraggio di dirmelo in faccia. Quella è pazza. Ma come? Accusa me della morte del marito e ammazza un ragazzo d'oro. Un ragazzo, gran lavoratore, che come lui in paese ce n'è pochi. Ha sentito, maresciallo? In questo paese tutti i morti ammazzati sono innocenti lavoratori, onesti e galantuomini. Va a finire che i soli delinquenti siamo noi due. Signor Pappalardo, lei conferma che nell'ora del delitto si trovava in casa di Don Stefano Sciuti? Certo che lo confermo. Uzzo Stefano stava male. E sono stato con lui dalle 8 del mattino alle 6 di sera a casa sua. Ti sei segnato gli orari con vera pignoleria. Nemmeno un capostazione sarebbe stato così preciso. C'è poco da spottere, maresciallo. Vi ho detto che sono innocente. E ve lo ripeto. Dio solo ne è testimone. E il suo Dio chi sarebbe? Don Stefano Sciuti? Già. C'è di là il signor Sciuti. Cavolo, a proposito. Si nomina il diavolo e spuntano le corna. Stia su, Pappalardo. È arrivato il suo alibi in persona. La chioccia non abbandona mai i suoi pulcini. Lo faccia accompagnare in camera di sicurezza. Vai, Pappalardo, vai. Ciao. C'era da immaginarlo, eh? Tutto calcolato. Lo faccia passare. Sì. Venga, venga pure, signor Sciuti. Prego, si accomodi. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, signor Sciuti. Buongiorno, tenente. In che cosa posso esserle utile? Sono io che voglio esserle utile.
L'arresto di Ettore Pappalardo è soltanto frutto di una informazione errata. Si trovava a casa mia. Io posso confermare tutto. Non mi ha lasciato per l'intera giornata. E chi l'accusa dice il falso. Chi l'accusa è la vedova e non vedo perché debba dire il falso. Beh, Sara è stata sempre una donna onesta e precisa. È chiaro che qualcuno le ha riferito una falsità. La metta a confronto con Pappalardo. Prima devo sentire Nino Pirra. Secondo la vedova, egli sa molte cose sulla morte del marito. Comunque un confronto per adesso è escluso. La signora si trova in un grave stato confusionale e non può parlare con nessuno. Povera figlia, quando la vede mi faccia la cortesia di salutarmela. Una ragazza che ha sempre avuto la mala sorte cucita addosso. Ma speriamo che si rimetta, così si potrà chiarire la posizione di Ettore Pappalardo. Beh, io devo andare. Le auguro buon lavoro. La ringrazio per gli auguri, signor Sciuti. Spero di rivederla presto. Tutto bene a casa, maresciallo? Sì, grazie, don Stefano. I miei rispetti alla signora. Non mancherò, grazie. Le tue scuse non valgono assolutamente a niente. Ho voluto il San Giovanni tra tuo fratello e Manna per cercare la pace, non il tradimento. Quando tua cognata ti ha confessato la relazione che aveva avuto e le sue intenzioni, tu dovevi venire da me. Ma io vi ho sempre rispettato, tu Stefano. Voi giovani non ne avete controllo. Ora, per colpa di quello che hai detto o quello che hai fatto capire a tua cognata, Ettore Pappalardo è accusato dell'omicidio di tuo fratello. E tu lo sai che è innocente. Io non ho detto niente a Sara. Me lo posso giurare. Hai sbagliato. Dovrai riparare. Sono pronto a tutto, zio Stefano. Comandatemi. Tu domani telefonerai al tenente e gli dirai che Pappalardo è innocente e che hai fatto il suo nome come assassino di tuo fratello solo per tuo odio personale. Allora, mi dovrei accusare io. Tu farai quello che ti ha detto zio Stefano, per Dio. Hai tradito tuo fratello. E Manna, con la tua complicità, gli ha tolto l'onore. Infine avete deciso di ucciderlo. Tu, oltre che Caino, sei pure Giuda. Che aspetti che gli altri paghino per te? Su Stefano, sono un uomo indegno. Ma perdonatemi. Fatemi la grazia di farvi baciare le mani. Stanotte dormirai qua. Domani i picciotti ti accompagneranno fuori dal paese. Da là telefonerai. Poi si provvederà sul da fare. E ora, amici miei, andiamo di là. Antonio ha preparato una ghiotta di pesce spada che è la fine del mondo. L'hanno mandata agli amici di Messina. Lo stomaco ha anche lui i suoi diritti. Dici chi lo caraccine galera e mia invece una villeggiatura. Canino. Chi c'è? Chi vuoi? Niente. Ah, buona, ci sono l'uova frische, come te le dico. La figlia di Rosaria Mangraviti. Ci pensi lei? Lavia, tu sai dove abita, signora Gare. Allora andiamo. Mi piace presto, presto! Vieni qua. Stai calma, Assuntina. Buona, figlia, treme tutta. Ci pensa il tenente ora. Ci va a casa tua, eh. Stai tranquillo. Su, da brava. Maresciallo, gli voglio andare pure io. Oh, Cristo. Assuntina. Non si preoccupi, signora, sua figlia è al sicuro. Assunta. Andate a cercare a mia figlia, Assuntina, mia figlia. Signora Rosaria, è stato Prasca a ridurla così? Me lo dica, se è stato lui. No. No, lui non c'entra. Colpa mia è... Colpa sua? Sì. Ma non è possibile. Da sola, sono caduta da sola. Lui non c'entra, Tano ancora non è tornato. Signor tenente, non c'è.
È scappato dalla cucina. Vai a telefonare per l'ambulanza. Signor sì. No, all'ospedale no. Se lo Sant'Anna, si dispiace, povero figlio. Non si preoccupi, ci penserò io a confortarlo. Lei ha bisogno di cure. Ma è Nino Pirra. Giovanni. Buongiorno, maresciallo. È tornato il tenente? Sì, è in sala operativa. Ci sono novità? Sì, sto facendo un verbale per un pensionato che ha buttato giù dalle scale un ufficiale giudiziario che lo voleva sfrattare. Sfrattare un pensionato? Le solite cose di questa nostra Italia. La guerra dei poveri, caro mio. La cercavo, maresciallo. Anch'io la stavo cercando, signor tenente. Vengo ora dalla marina. Hanno trovato il cadavere di Nino Pirra. Prima l'hanno strangolato con un filo di ferro e poi l'hanno buttato a mare. E io che pensavo di poterle dare una buona notizia. A me? Ci hanno aumentato lo stipendio. L'altro ieri ho ricevuto una telefonata di Antonino Pirra. Accusava se stesso e Manna dell'assassinio di suo fratello, scagionando completamente Salvatore Pappalardo. Che schifo. Beh, quelli sapevano che Nino Pirra aveva la lingua troppo sciolta e per non correre rischi hanno preferito metterlo a tacere per sempre. Quindi è chiaro che siamo punte a capo. No, caro maresciallo. È chiaro che Antonino Pirra al telefono ha parlato sotto minaccia. Quello che ha detto non ha alcun valore. Forse questa volta hanno commesso l'errore che aspettavo. Minchia, vero, eh? Oh, pardon, mi è scappato. Adesso, per prima cosa, chi arrestiamo? Andiamo a prenderci un buon caffè, maresciallo. Ottima idea. Lasciamo che Mamma Santissima si scannino tra di loro. Giustissimo, Te lo dico io come è andata. Sentiamo. Nino ha raccontato tutto alla cognata, costringendola ad ammazzare Paolo Manna. Pappalardo, quando ha saputo il fatto, ha sentenziato la fine di Nino e ha fatto bene, perché gli sbirri infame e confidenti di questura non hanno diritto di vivere su questa terra. Ma io non capisco, Sara, come ha potuto fare una cosa simile con quei bambini piccoli che lascia in mezzo a una sciaga. E tu certe cose non le deve capire. Ci sono degli obblighi, cara mia, che sono più importanti dei figli. Buttana, ti piace? Buttana, finisci la miseria. Che poi non ci resisto, va, lasso. Stitta. Che fu? Vai di là. Sbrigati. Non mi fai paura. No? No. Perché sei venuto? Sono successe fatti nuovi che tu non sai. Io so tutto. Di quello che succede io so tutto. Eppure prima di voi. Non sono un minchione, ve l'ho dimostrato. Gli amici vogliono essere prudenti. È necessario che tu parta per Palermo. Ci resterai fino a quando il suo Stefano deciderà il tuo ritorno. E perché dovrei andare? Non ci sono prove contro di me. Di a tuoi padroni? Se hanno deciso di farmi fare la fine di Nino Pirra, si sbagliano, perché io ho il cervello più fino di quello di loro.
e non mi faccio ammazzare come uno stronzo. Riferisci, non mi muovo dal paese. E se entro domani non mi mandano quello che mi devono mandare? Sei soltanto un povero pazzo. Ti stai scavando la fossa con le tue mani. Tu devi solo obbedire, non hai altra scelta. Stammi a sentire, Rigoletto. Non accetto ordine di nessuno. È finito il tempo in cui Betta falava, perché se a lei si è rotto il fuso, a me mi si è rotta la minchia. Hai capito? Non voglio essere trattato come un cane, sono stanco. Ora siete voi che dovete avere paura di me, perché se parlo con quello che so, posso mandare in galera mezza Sicilia. Basta. Non voglio più sentirti. Me ne vado. E invece mi sentirai, sbirro. Vuoi riferire che un'altra volta mandano qualcuno che rassomiglia a un essere umano e non un rettile schifoso come te? Questa è l'ultima volta che mi offendi! Saro Cegala, hai ragione! Su Stefano, hanno ammazzato Assaro. Eh? Questa la paga. Coraggio, coraggio, su Stefano. Carogna. Non teniamo a giocare. Stefano, ti vuole parlare. Gesù e Maria, mi avete fatto paura. Lasciatemi stare. Che volete? Avanti, non fare storia. No, no, per carità. Lasciatemi stare, non mi portate. Fateci. Ma che volete? Non è vero. Vi dicono tutte bugie. Tano è malato. E perché non è venuta tua madre? Che cosa è successo? Mamma è stata male. Ieri sera si volle fare le uova fritte e poi ci venne la colica. Giuda, ladro, gliel'avrò detto mille volte. Le uova te fanno male. Vedi che le uova te fanno male. Ma lei ha la testa più dura della pietra lava. Ora mi fa stare in pensiero. Che carattere. Schifo mondo. Ma che me lo fa apposta? Io non la capisco. Le uova per lei sono dannose e lei lo sa. E allora perché le mangia? Ti fai sempre più bella, più donna. Stai crescendo come un fiore. Sei diventata il mio chiodo fisso. Assunta, tu non mi vuoi bene. Mangiate lo spezzatino ora. È come piace a te, l'ho cucinato io con le mie mani. Cucini meglio di tua mamma. Hai le mani d'oro. Beato che ti sposa. In paese parlano tutti della morte di Saro. Sono convinti che lo hai ammazzato tu. L'ho fatto apposta. Per dargli una lezione. Ora il culo gli fa così. Vigliacchi. Basta, non bere più. Ti può fare male. No, non mi fa male. Finisci. Invece mi dà più energia, più calore. Non hai detto prima che ti piace tanto? Squisito. A me il vino mi fa sentire più forte, più uomo. Mi fa fare meglio l'amore. Ora devo andare, la mamma mi aspetta. Non cercare di evitarmi, io ti voglio bene, gioia mia. È più forte di me, mi sei entrata nel sangue. Non trovo più pace né riposo.
Io ti voglio bene, Assunta, ma la colpa non è mia, te lo giuro. È Dio che lo vuole. Tu ci credi in Dio? Certo che ci credo. Ma ora devo proprio andare. Hai il coraggio di lasciarmi solo? Ti prometto che domani ritorno. No, tu non torni domani. E mi tratterrò di più. E me lo giuri? Te lo giuro. Che premurare? Assunta, rimane, ti prego. Ho detto domani. Mamma sta in pensiero. Non è una bugia, vero? Non è una bugia. Lasciami, devo andare. Aspetta un momento. Prendi questa lettera e dalla a tua madre. Se mi succede qualche cosa la devo portare al tenente dei carabinieri. È una lettera importante, ci sono nomi affatti che faranno tremare uomini da Palermo a Roma e anche in America, per Dio. Sono più forte di loro, Assunta. Allora? T'aspetto, cerca di venire presto domani. Me l'hai promesso. Va bene. Ti aspetto. Puttana! Buongiorno. Buongiorno, signor tenente. Il signor Ciuti è in casa? Si accomodasse. Grazie. Ah, il tenente. A che debbo l'onore di questa visita? Signor Ciuti. Antonia, prepara il caffè. No, no, grazie. Non possiamo accettare. Come vuole, vai. Si accomodi. Allora, mi dica, l'ascolto. Lei ha saputo dell'assassinio di Gaetano Prasca? Le notizie hanno le ali qui da noi. Dai primi accertamenti sembra trattarsi di avvelenamento. Sembra. L'ulcera duodenale, lei lo sa bene, ne fa di questi scherzi. Don Stefano Sciuti, non le sembra che abbiamo scherzato abbastanza? Insomma, anche per la morte di Prasca, lei è all'oscuro di tutto. Io sono all'oscuro solo quando non c'è la luce. Forse è lei che è poco chiaro. Comunque, se intendeva riferirsi a come è morto Prasca, vede, io non so e non voglio sapere niente. Lei mi ha deluso. Ha tradito la mia fiducia. Oh, lei mi offende, tenente. E non lo trovo giusto. Dopo il nostro colloquio in caserma è stato ucciso Antonino Pirra. Lei sapeva che dal suo interrogatorio dipendevano le sorti del suo protetto, Salvatore Pappalardo, e l'ha fatto eliminare. Gaetano Prasca era sul punto di vuotare il sacco, e lei lo sapeva. Gli ha inviato l'uomo di cui si fidava di più, il suo figlioccio, Saro Cicala. Ma Prasca, per dimostrare che è uno che conta, lo ha fatto fuori proprio vicino al suo rifugio, dimostrando anche di non temerla. Un'offesa che gli è costata la vita. Lo avete eliminato, questa volta con il veleno. Come vede, anche fra i cosiddetti uomini di parola esistono gli sbirri. Ho imparato un detto siciliano in questi giorni. I muri non hanno orecchie e sentono. È così, vero? Lo sbirro, signor tenente, è nato solo per fare del male. Ed è capace di tradire perfino chi l'ha fatto diventare uomo. Pensi a Giuda. Gli bastarono solo 30 denari per rinnegare Cristo. E Cristo era innocente. Quindi... Basta così, signor Ciuti. In nome della legge la dichiaro in arresto, quale mandante degli omicidi di Salvatore e Antonino Pirra e di Gaetano Prasca, e per associazione a carattere mafioso. E che più ne ha, più ne mette. Antonio, portami la giacca. Lei è un presuntuoso giovanotto e se ne pentirà presto. Queste no. Grazie. Che fumo, scienza. Stai tranquillo.
Ci vediamo presto. Dì ai picciotti di stare tranquilli. Ma che successe? Possiamo andare. Gesù e Maria.